16. Anticristi. Chi è l'anticristo? Commento. L'anticristo è uno stato di coscienza che si nasconde nell'egoismo e nell'ingiustizia, che regna quando le proprie azioni tendono solo ad occultare il proprio tornaconto. L'anticristo impera quando l'amore dei più per la propria personalità è usato a fini egoistici, quando si smarrisce il senso della misura e della ragione, quando non si hanno ideali morali al di là della propria affermazione. L'anticristo approfitta dei più che credono senza conoscere e conoscono senza credere. Molti uomini ritenuti grandi dalla storia sono dei veri anticristi. Napoleone, ad esempio, è stato uno dei tanti anticristi della storia.